Non è la prima volta che vengo in Puglia, ormai a casa mia, come il presidente viene spesso a Tirana, Loredana Capone anche, ma il gran piacere è che non è soltanto il rapporto umano, è il rapporto culturale che noi cerchiamo di stabilire tramite le nostre istituzioni, ma che va al di là delle persone, va al di là delle istituzioni. È un dialogo culturale tramite i due paesi, Puglia e l'Albania, che oramai hanno creato, realizzato tanti progetti culturali come quello che ha avuto un gran successo, la Biennale del Mediterraneo, dei giovani creatori. E poi oggi cominciamo un altro progetto che è già stato preparato da alcuni mesi, il Parco d'Arte all'intorno della filosofia della storia di Antonio Gramsci, che si mette a dialogare con il presente e passato, direi, dell'Albania. Abbiamo talmente bisogno di questa comunicazione, di provocare dei dibattiti che forse fanno male, ma che hanno bisogno di essere messi su tavola, perché fa bene a tutti e fa bene per guardare verso il futuro. È un atto di emancipazione, non soltanto un atto di comunicazione. Dalla parte pugliese noi abbiamo, e dalla parte albanese abbiamo creato questo ponte culturale che diversamente da 27 anni fa non ci sono più i profughi albanesi che arrivano con la nave a Bari, ma sono dei progetti comuni che si stabiliscano e creano questa comunicazione che va al di là delle frontiere e che fa dell'Adriatico un piccolo fiume.